sembro Mario. Mario, se non vieni me ne vado. Il progetto è di, secondo me deve essere quello di pungolare i politici, ma non di, ormai ad Agrigento purtroppo non so per quale tipo di maledizione, qualunque politico, cioè qualunque sindaco si succeda sul, cambiano solo i nomi, cambiano solo le facce, cambia un po' il contorno, ma in realtà la Agrigento è la stessa città di sempre, non penso di scadere nel qualunquismo, diciamo. Non c'è bisogno, penso, di avere il bilancino dell'orefice per dire che poco cambia e poco è cambiato con il succedersi dei sindaci da quando c'è la legge sull'elezione diretta del sindaco. Abbiamo avuto carriere politiche che, come dire, hanno avuto un'accelerazione, tipo quella di Sodano, per non fare nomi, carriere politiche che hanno avuto una decelerazione profonda, tipo quella di Aldo Piazza, e carriere politiche che sono ancora, diciamo, nel limbo. È come quella di Marco Zambuto, che è chiaro, ci ha rubato, io dico mi, perché io gli ho dato il voto, anche no? Io, ecco, mi ha rubato sopra dei partiti. Un voto, un sogno, mi ha creato illusione e mi ha creato rabbia. Per me è un ladro, da questo punto di vista Marco Zambuto è un ladro, anche infantile nel modo di rinnegare quello che aveva fatto inizialmente la prima ora con Agrigento al di sopra dei partiti, ritornare ai partiti con gli assessori che dovevano andare a piagnucolare dietro le porte degli assessori regionali per ottenere le cose per Agrigento. Questa è un'idea infantile della politica che si è dimostrata tale e tra l'altro anche fallimentare. Io penso che in fondo quello che noi dobbiamo cercare di fare, se lo vogliamo fare, è quello di stare uniti, di fare battaglie che significano non soltanto denunciare quello che c'è da fare, cioè le inadempienze, le mancanze, ma anche stare attenti alle parole dei politici, perché qui c'è praticamente un parlarsi addosso, un masticare le nuvole da parte dei politici, i quali ritengono di poter dire quello che vogliono, perché non c'è nessuno che l'indomani gli dice: ma scusami, tu questa cosa l'hai detta oggi, ma contraddice una cosa che avevi detto un mese fa. Bisogna avere buona memoria, e questo non è difficile, ma soprattutto bisogna, come dire, essere attenti e inseguirli su un campo che per loro potrebbe diventare minato, perché non... L'ho chiamato perché nessuno parlava, ad esempio, che ad Agrigento arrivava l'acqua gialla, rossa, verde, dopo mi sono praticamente tecnicolo. Vero. Ho fatto intervenire le sceglie, gli ho raccontato le cose come stanno. Ad Agrigento paghiamo l'acqua più cara. È un fatto, è la verità. Oltre a pagare l'acqua più cara, praticamente non l'abbiamo. Se avessimo pagare l'acqua, diciamo, normalmente apre il rubinetto e c'è l'acqua, dico magari paghi l'acqua più cara, perché qua siamo una provincia dissestata, non abbiamo l'acqua, allora paghiamo anche più cara. Ma no. Io ho detto pure che non solo che praticamente l'acqua noi non l'abbiamo, ma vendiamo l'acqua alla Nestlé. Ad esempio, dice che perde acqua il 40%, 60%, 80% ad Agrigento, ma non abbiamo cambiato un solo tubo. Addirittura qua Girgenti Acqua interviene, ad esempio, su un tubo che è sulla strada e fa pagare all'utente. Ma che discussione facciamo? E nessuno si lamenta. Io dopo più di una volta, e qua c'è qualcuno che lo sa, più di una volta ho condannato ad esempio gli agrigentini, in special modo quelli di San Leone o quelli che non hanno depuratore, che pagano la depurazione. Io non ne pago, perché praticamente ho insistito talmente tanto e gli dico: no, io non ne pago. Non pagavo neanche la bolletta. Se loro non levavano praticamente la depurazione. La Corte Costituzionale, ma non solo questa, perché dopo praticamente Berlusconi, per poter aiutare l'amico, ha fatto la 8-sexies, che praticamente dice la stessa cosa, ma in modo un pochettino più torbido, in modo che c'è l'inganno. Ma dice, non può andare contro quello che dice la Corte Costituzionale. Perciò c'è la possibilità di non pagare la depurazione. Ed è quasi il 30%, non è che praticamente Sciacca sono pochissimi. Sciacca lo ha fatto. Sciacca lo ha fatto, lo so che lo ha fatto, perché l'ho detto pure io. Sciacca addirittura non è che l'ha fatto. Là c'è un sindaco, scusando con l'espressione, che è sindaco, è consigliere, sono consigliere, eccetera, eccetera, che praticamente dicono a Girgenti Acqua: queste sono le zone dove io non c'ho depuratore e non voglio che tu fai pagare la depurazione. Noi qua non abbiamo queste persone, abbiamo persone che vengono qua, assaggiano l'acqua, dicono che padelle sono buone e se ne vanno. Allora, la situazione è questa, noi dobbiamo cercare prima di tutto di convincere le persone che pagano il depuratore
la depurazione dell'acqua e reflua, di non pagare, perché c'è la legge, lo prevede. Allora perché devono pagare? Alcune cose io le so, indubbiamente qualcuno ha qualche scheletro nell'armadio e non le può dire qualche cosa, no? Perché ci sono forse molte prese che non sono dichiarate. Se non convince le persone a non pagare, perché dopo alla fine quello che conta sono i soldi. Se a Girgenti Acqua non ci arrivano i soldi, lui praticamente qualcosa si convince magari ad andarsene. Mi vedi, penso, no, non possiamo neanche fare questo, sicuramente. No, è politica, ma non è politica. Ma tu, infatti, io ho visto che hai messo la faccia e mi congratulo con te. Ma lui lo fa mettendo quello che ha detto il nostro... Sì, perfettamente. Questo comitato moderno e civile, perché vuole essere lealmente, leale, intellettualmente onesto, non vuole fare... Sta praticamente accusando, perché si parla di politica, perché per Zambuto ha no, che non sposa questa teoria, perché dice non è giusto che si dica che Zambuto ha rubato i voti, li ha rubati, e non solo lui, anche gli altri. Poi se a voi non interessa, io non glielo ho dato il voto, quindi a me non me ne frega più di tanto, però voglio dire... Intanto mi faccio anche la domanda perché sono venuto, perché quello che ci siamo detti lo abbiamo anche letto molto, scrivete anche tutti molto bene, quindi io vi dico anche perché sono venuto io, perché altrimenti non ci incontriamo, uno deve parlare anche di sé, se ci mette la faccia uno ce la mette sul serio. Intanto vorrei premettere due cose brevissimo, ringrazio gli animatori, perché chiaramente ci sono degli animatori dell'associazione, perché se no non è la ferma, quindi c'è gente che ci spende il proprio tempo, la propria faccia, le proprie energie, quindi io mi sento come dire, neofita di ringraziare queste persone che ci danno anche informazioni, la possibilità di intervenire. Secondo, io credo che se ci mettiamo un po' di buona fede e siamo comprensivi nei confronti di tutti, il grido di dolore del collega, dell'amico Adolfo, era un grido di dolore, gli ha rubato il voto, gli ha rubato un sogno, quindi parlava se leggiamo le cose come sono, non è che non ha dato del ladro a nessuno, ha semplicemente pianto su una operazione che lui ha subito, gli hanno rubato un sogno, aveva dato un voto e quindi gli hanno rubato un sogno, questo mi pare anche bello, no? Cioè c'è un ideale che è stato tradito, un ideale amministrativo, io non credo che noi votiamo un sindaco, un assessore, un consigliere comunale perché fa da fare la guerra in Vietnam piuttosto che stipulare trattati internazionali. Credo che noi siamo qui per individuare percorsi utili per tutti per vivere meglio in questa città. Per vivere meglio in questa città bisogna fare delle scelte. Che ne so, pulire il mare piuttosto che sponsorizzare San Calogero, tanto per non fare nome o cognome. Quella purtroppo per ciascuno di voi è una scelta politica, non sarà partitica. Qualunque scelta ognuno di noi fa ogni giorno nella vita fa una scelta politica, così si chiama la polis, la politica, l'amministrazione della città. Ci può non piacere, però questo è. Ma una cosa è la testimonianza, una cosa è l'azione. Allora bisogna anche capirsi, io sono venuto qui perché ritengo che il gruppo abbia le potenzialità per passare dalla testimonianza, che è la mera denuncia dell'evento, che è quello che facciamo sempre però. Io sono andato via dalla Sicilia che avevo 8 anni. E ricordo che c'era il fontaniere che era milionario, c'era un palazzo di 3 piani, perché lui apriva o chiudeva, la filosofia sia rimasta la stessa. Ecco perché io sono venuto, perché io nella vita ho avuto già tutto, non devo far carriera, sono giovane abbastanza per essere vicino alla fine, il mio futuro è alle mie spalle, quindi non ho ambizioni particolari. E tuttavia la ragione principale per cui passo dalla democrazia orizzontale virtuale a una democrazia orizzontale concreta è quella che vorrei che insieme dalla testimonianza passassimo all'azione. Cioè, e non è soltanto la proposta, perché è troppo comodo dire fai una proposta, quando ci mancano gli strumenti anche di conoscenza, non conosciamo cos'è il bilancio, quali sono gli impegni pluriennali presi, quindi è molto complicato. Ed è inevitabile che c'è una parte destra, non si può costruire sulle macerie, si costruisce sul terreno pulito. E non c'è un attacco a una classe dirigente di un partito, c'è un attacco sì a una classe politica. Cioè tutti quelli che ci hanno amministrato, tutti quelli che hanno approfittato della buona fede di chi li ha votati o del bisogno di chi li ha votati. Perché
La gente non è libera sempre di votare. I mercanti di dolore. Ha votato non perché scegliesse qualcuno o qualcosa, ma perché è condizionato da qualcuno o da qualcosa. E non sto, ripeto, attaccando, non sono cattolico ma non lancio certo pietre, me ne guardo bene, ma una classe politica che ci ha condotto complessivamente, certamente non verso grandi orizzonti, e qui in Sicilia, francamente, ogni volta che passavo lo stretto, io cambiavo partito. Ogni volta qui, come si dice a Roma, ogni partito ha la propria destra quando passa lo stretto. Allora, qui non stiamo attaccando, io credo, avete, voi in prima persona l'avete provato qui, l'avete provati tutti, bianchi, rossi, verdi, federali. Allora, mi pare, sempre bianco. Dobbiamo passare una seconda fase ad essere d'accordo fra di noi, ed è una prima, un primo appello che faccio a tutti noi, e coinvolgiamo tutti, perché se abbiamo 800 iscritti, tra cui Angelina Alfano, e non è che sono 800 protestanti, no? Dobbiamo capire quante di noi ci mettono se stessi in questa operazione. Credo che a maggior ragione io abbia più diritto di vedere un sogno, perché sono più giovane, ho un futuro davanti e vorrei percorrere questa strada per consentire ai miei figli e ai miei nipoti, a quelli che verranno dopo di me, un futuro migliore in questa città come in qualsiasi altra parte del mondo. Io ho visto anche tramite Facebook tutte queste parole, cioè, però fondamentalmente alla base, se io dovessi dire a un amico, sai, vieni con me, c'è il movimento dirigente, io l'ho capito, secondo me la cosa importante proprio sul gruppo è puntualizzare, perché ad Agrigento a lamentarci siamo tutti bravi, noi cerchiamo di smuovere le coscienze partendo dal non gettare la carta per terra, non è tanto la buca o il tubo secondo me, è il fatto di inculcare nelle persone il rispetto per la città, al di là dei politici, perché tanto sappiamo che destra, sinistra, centro, come si è detto, ognuno farà quello che vuole. Io lo dico da giovane, non capendo niente di politica, ma amando la mia città. Io sono la prima che non butta la carta per terra, e quando lo vedo fare lo dico, e mi sento rimproverare. Se non viene dall'alto, cominciamo dal basso. Quando io dico di fare la differenza tra sì, ma perché la raccolgono, ma tu intanto fallo. Ora, i problemi ci sono e lo sappiamo, però secondo me una proposta che io faccio non è tanto quello che si deve fare, quindi l'obiettivo del tubo, come ho detto, piuttosto che la buca, ma innanzitutto secondo me se si riesce nell'intento di smuovere le coscienze ancora prima che fare il sit-in piuttosto che far quell'altro, allora secondo me si riesce a trascinare. Verranno, quali sono le nostre finalità? A me non interessa soltanto il mare, interessa il mare, interessa l'acqua, interessa la buca, ma interessa che far capire alla gente che ci seguirà, gli amici che ci seguiranno, che vogliamo essere gente onesta, vogliamo alzare la nostra voce. Per questo io non sono d'accordo con te. Scusami, perché tu l'hai politicizzato, non l'ha politicizzato Adolfo, secondo me. Secondo me sì, perché io non accetto, da agrigentino che vive fuori, non accetto che tu non ci metta. Non vuoi. Per poter concretizzare il gruppo, che sia movimento, che sia associazione, cerchiamo comunque di informarci affinché possiamo con questo gruppo abbracciare ad ampio spettro quelli che sono i problemi della città. E questa è una cosa che va valutata. Effettivamente valutare chi è quella persona interessata che oggi viene e dice io comunque ci voglio stare. Per questo servono sicuramente le idee, i progetti, e tutti ce li abbiamo e tutti siamo coscienti di quali sono i problemi di questo.